Del bello, siamo arrivati alla 10ª edizione. Sì, siamo alla 10ª edizione e quest'anno, fra l'altro, come le edizioni precedenti, ricca di novità. Quest'anno ovviamente in occasione della ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia abbiamo scelto la regione per le degustazioni, il Piemonte, questo sembrava un dovere, e poi però ci sono novità quest'anno, nel senso che oltre ad avere i classici ospiti di organizzazioni, associazioni, gruppi culturali o impegnati nel sociale e così via, abbiamo un premio alla memoria di un nostro carissimo amico che si chiama Angelo Lino Farinotti, ed è un premio che il gruppo dei suoi amici di Sovre, Clusone e Rovetta vuole dedicare al CSI, in quanto lui era un componente del consiglio direttivo provinciale del CSI e per lo sport per i ragazzi aveva dedicato tantissimo della sua vita. Questa sera per la prima volta sarà presente il presidente Bosio del CSI, comitato direttivo della provincia di Bergamo, per ritirare il premio. Però dopo abbiamo, non so, il vice sindaco di Bergamo Ceci, abbiamo la presidente dell'Antenna Europea del Romanico e altre associazioni, la Fondazione Credito Bergamasco e udite, udite, per la prima volta abbiamo l'onore di ospitare anche un ospite internazionale nella persona del direttore conservatore della Reggia di Fontainebleau nei pressi di Parigi, che si trova in questi giorni in visita in Italia e ha chiesto esplicitamente lui di poter partecipare al nostro cenacolo. Avendo visto le caratteristiche che aveva e che non è solo una serata dove si mangia, si degustano pietanze, ma in effetti è un luogo dove ci si può incontrare, ci si scambiano esperienze, conoscenze, c'è ospite Giorgio Fornoni, reporter di Rai 3, c'è un angolo dedicato allo scambio delle pubblicazioni dei libri e soprattutto c'è tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme e di scambiarsi tante belle cose. Quest'anno per la prima volta anche Monsignor Carrara. Questa sera si dà un po' più di spazio e attenzione alla cultura sicuramente. Sì, è singolare e interessante che la cultura venga presso gli alpini. Di solito gli alpini vivono una loro cultura perché hanno un senso della tradizione, dei legami sociali, e stasera mi pare che si fa anche qualcosa d'altro, quindi è decisamente interessante l'incontro fra questa tradizione popolare incarnata dagli alpini e il tentativo di fare un discorso di cultura.